Sì. Vicepresidente della Commissione Finanze della Camera, grazie. Del Movimento 5 Stelle, Carla Ruocco, la parola a lei. Buongiorno a tutti. Io volevo dire che sono molto scossa da quello che sento e quello che ho visto ieri. Io sono una persona per bene, una mamma di due bambini e non sono una ragazzina. Ho un curriculum e una carriera alle spalle che parla da sé. E ieri ho visto morire definitivamente la democrazia in questo paese. Questo paese non ha mai avuto in realtà un'opposizione. Noi abbiamo fatto una semplice opposizione democratica. Ci siamo alzati in piedi per ore e abbiamo detto la nostra versione dinanzi ad uno sconcio di regalare 7 miliardi e mezzo del futuro dei nostri figli alle banche private. Perché qui dentro comandano le lobby e questa è una denuncia che io faccio apertamente. Abbiamo visto lobbisti infilarsi dappertutto e questo è il motivo reale per il quale il nostro paese è allo sfascio. Tutto il resto è fuffa. Quindi non è vero che siamo in gita scolastica, vorrei che fosse così. Qui invece si sta disegnando il tragico futuro, se continua così, delle nostre future generazioni. Ieri abbiamo ricevuto una ghigliottina, la mia collega è stata malmenata e mi dispiace che nessuno ne parli. No, sui giornali ci sono anche le foto. Che viene malmenata in aula, una donna, una mamma di un bambino che viene malmenata in aula perché sta difendendo 7 miliardi e mezzo della consistenza patrimoniale del futuro della Banca d'Italia. Vicepresidente, abbiamo parlato di questo sinora. Vicepresidente Ruocco, aspetti, abbiamo parlato di questo sino ad ora. No, mi faccio finire, faccio interrompere. Sì. Abbiamo parlato di questo fino ad ora e alcuni economisti ci hanno spiegato esattamente come funziona il decreto. Se posso dirle, non è stato descritto nel modo in cui lo descrive lei. Non è che 7 miliardi e mezzo sono presi dalle tasche dei cittadini e spostati nelle tasche delle banche, perché non è così. La Banca d'Italia, sì, gli economisti non avranno potuto smentirlo, l'ho studiato anch'io, sì, da cima a fondo. Questo decreto e sono. Ma c'è un'altra obiezione che le vorrei muovere, vicepresidente. C'è un'altra obiezione che le vorrei muovere. Il Parlamento funziona a maggioranze e minoranze. Se la maggioranza del Parlamento, che è stata eletta democraticamente da noi cittadini, decide di prendere un provvedimento, perché dice che la democrazia è morta? Tutte le democrazie occidentali funzionano così. Le spiego subito perché anche la democrazia è composta anche dalle prerogative dell'opposizione ed una delle prerogative dell'opposizione è proprio quella di fare ostruzionismo quando ritiene che un decreto debba semplicemente transitare per le Camere e non una materia così importante, per esempio, venir trattata sotto forma di decreto legge, perché il decreto legge, ricordiamolo, l'articolo 77 della Costituzione lo sancisce per casi di straordinaria necessità ed urgenza. Mi aspetto quindi che questi casi di straordinaria necessità e urgenza siano configurati come il crollo, la messa in sicurezza di edifici, terremoti, inondazioni, che cui purtroppo il nostro paese è costretto ad assistere, non per regalare 7 miliardi e mezzo alle banche private. Non verranno presi immediatamente dalle tasche dei cittadini, ma vengono presi dalla Banca d'Italia, dalle riserve della Banca d'Italia, che danno anche la consistenza della solidità finanziaria del nostro paese. Quindi non ci prendiamo in giro. Ruocco, volevo sentire. Una persona intelligente sicuramente lo comprende. Volevo sentire di nuovo Maria Aiello. Aiello. Insomma, le obiezioni, le affermazioni della vicepresidente Ruocco sono nette anche rispetto a quello che ha detto lei. Sono nette. Se uno crea una situazione di quel tipo lì, dopo non si può lamentare se quella situazione stessa degenera. Che una mamma di famiglia venga presa a cazzotti da un energumeno, scusi. No, però ora, Ruocco, non esageri. Non si può lamentare no. Che una mamma di famiglia, dopo ore di ostruzionismo, venga presa a cazzotti da un energumeno. Ma no, cazzotti non c'è stato nessun cazzotto, è stata scansata dal tavolo di presidenza. Scusi, c'è un video nella testa. Il questore D'Ambrosio nega questo cazzotto. In ogni caso. Purtroppo invece c'è un video che sta. Aspetti, Ruocco, faccia parlare a Iello. Ruocco, la prego. In ogni caso non vanno create le premesse del cazzotto.
perché poi sì è brutto dirlo su una donna che non vanno create le premesse perché una donna venga violentata, è molto brutto sentirlo da parte di una donna. Senta, aspetti, Aiello, fermi un attimo, Mario Aiello, le posso chiedere un secondo solo di... Però Carla Ruocco, io ci sono varie testimonianze, ad esempio, che alcune parlamentari del Partito Democratico sono state oggetto di alcune violenze verbali sessiste da parte di parlamentari maschi del Movimento 5 Stelle, che se lei leggesse Carla Ruocco, altro che mamma di famiglia, scusi. Siete capaci solo... La frase esatta, un minimo edulcorata, è: siete capaci solo di fare sesso orale. Edulcorata. Ruocco. Allora, sicuramente io prendo le distanze da queste affermazioni, tuttavia esiste un video in cui la mia collega viene malmenata e picchiata, quindi il fatto che una persona, una mamma di famiglia venga malmenata e picchiata non ha giustificazione alcuna, signori, non ha giustificazione, cioè qua bisogna vedere da che parte si sta, non è che perché una donna si mette una minigonna può essere violentata, cioè voglio dire, noi stavamo facendo un'opposizione, cosa che il paese non ha mai visto, questa PD-PDL schieramenti strani e Renzusconi non sono abituati ad un'opposizione, l'opposizione è sancita costituzionalmente, le opposizioni possono far cadere un decreto, la Presidente Boldrini ieri ha preso una decisione che non sta nel regolamento, è fuori regolamento, perché la ghigliottina non è regolamentata dal regolamento della Camera, non credo sia vero, eventualmente c'è solo al Senato, per cui era assolutamente un modo per ghigliottinare la democrazia del paese. Quello che è successo dopo, sicuramente sono volate accuse da ambo le parti, perché anche io ho ricevuto molte pesantissime accuse, non lo dico neanche perché qui non stiamo a riportare tutto. La cosa più grave è stato arrivare a picchiare una donna dentro l'emiciclo di Montecitorio, ma picchiarla violentemente. No, l'abbiamo visto, c'è il video, noi lo postiamo, noi postiamo sul nostro sito e su Twitter, quindi se volete, no, sono create le condizioni. No, noi lo postiamo, Ruocco, lo postiamo sul nostro